macro categoria imprese, categoria insurance. Il premio è quello di prodotto assicurativo dell'anno mobilità alternativa. Andiamo a leggere insieme la motivazione. Per la creazione di Bici2Go, innovativa polizza assicurativa dedicata alle biciclette, atta a tutelare il mezzo di trasporto e chi ne fa uso. Per la garanzia di una copertura valida in Italia e all'estero, completa di assistenza in caso di infortunio, furto, responsabilità civile o qualora si necessiti di tutela legale. The winner is Sara Assicurazioni. Tanti punti vorrei affrontare, punti che abbiamo letto nella motivazione prima, però fatemi salutare in collegamento con noi Marco Bracchini, direttore marketing brand e customer relationship di Sara Assicurazioni. Marco, ben trovato, buongiorno. Buongiorno, ben trovata a te. Marco, allora, partiamo da un commento più generale a caldo su questo riconoscimento. Che cosa significa per voi? Ma siamo veramente lieti di ricevere questo riconoscimento, perché tra l'altro maggio per Bici2Go è stato veramente un mese importante. Finiamo con ieri il Giro d'Italia, dove siamo stati protagonisti con una sponsorizzazione che ci ha visto prendere parte a questa grande e popolare manifestazione, dove Bici2Go era polizza ufficiale del Giro, proprio a riconoscimento del fatto che questo prodotto è stato creato per un'utenza che è amante di questo sport e amante di questo veicolo, che è sempre di più un nostro amico, un nostro compagno negli spostamenti anche all'interno delle città, e comunque per darci modo appunto di trovare soluzioni alternative al classico utilizzo dell'auto. Certo, mobilità alternativa e voglio dire utile, e soprattutto che rispetti l'ambiente. Peraltro bisogna andare sempre di più in quella direzione, no? E quindi assolutamente un'iniziativa importantissima. Ecco, l'abbiamo letto anche nella motivazione, quindi lei ha anticipato, Marco, ma insomma altri progetti, perché bisogna guardare oltre, soprattutto dopo un periodo come quello che abbiamo vissuto. Chiaramente parliamo di polizze, completa assistenza, insomma riprendiamo un po' i punti che abbiamo voluto mettere in evidenza nella motivazione. Da dove ripartire, o meglio, da dove continuare, perché poi non ci si è mai fermati? Sì, per noi di Sara Assicurazione quello di osservare i cambiamenti del modo di muoversi, di utilizzare i mezzi, è uno dei nostri compiti più importanti, e cerchiamo di seguire in qualche modo questi cambiamenti. Accanto alla polizza dedicata alla bicicletta abbiamo sviluppato anche recentemente una copertura dedicata alla mobilità alternativa, che segue i mezzi non targati, anche come per esempio i monopattino, tutti i mezzi monoruota, che di nuovo cercano di trovare soluzioni alternative e sempre più coerenti con quella che ormai sta diventando una mobilità plurimodale, e che in qualche modo va accompagnata, va seguita, se non altro anche per il tema della sostenibilità e dell'approccio verde, dell'approccio green. Certo, assolutamente, ovviamente con tutto ciò che riguarda l'assistenza proprio della persona, di chi ne fa uso, quindi è 24 ore su 24, 7 giorni su 7, soprattutto assistenza non stop. Sì, noi tra l'altro, facendo parte della famiglia ACI, mettiamo a sistema questi vantaggi, che poi trasferiamo ovviamente a tutta la nostra customer base. Tanto per darvi un'idea, noi proprio a Vallelunga e a Lainate, dove abbiamo i centri di guida sicura ACI, che sono delle eccellenze europee, dove Sara è title sponsor, abbiamo avviato proprio recentemente ad esempio anche dei corsi di guida sicura per i monopattini, e a breve seguiranno anche quelli per le biciclette, proprio perché il tema fondamentale è quello di acquisire la giusta consapevolezza per proteggersi, quindi adottare comportamenti virtuosi, mettere il casco, le luci sempre accese, e poi proteggersi anche con la giusta copertura assicurativa. L'idea di assistere in qualche modo il cliente in tutto quello che è il percorso che vive intorno al mezzo che gli permette la mobilità,
che è sempre più un mezzo che diventa appunto plurimodale, perché oggi entriamo sempre più a contatto con persone che per fare il tragitto casa ufficio utilizzano più mezzi di spostamento, dall'auto per arrivare alla fermata della metro, al mezzo pubblico e magari per coprire l'ultimo miglio la bicicletta o appunto il monopattino. Ecco, essere presenti e poter dare la giusta risposta a questo nuovo modo di muoversi per noi è un elemento importante e seguiamo con attenzione proprio tutti questi sviluppi. Certo, poi vabbè, concludendo con un discorso circolare, aiuta anche proprio a incentivare l'uso della bicicletta, che è un comportamento virtuoso chiaramente che aiuta a tutelare l'ambiente e quindi a far sì che diventi un mezzo non solo alternativo ma abituale, mettiamola così, quindi tanti vantaggi da tanti punti di vista. Bene, quindi lo sguardo al futuro, insomma, sarà proiettato sempre verso situazioni e decisioni virtuose, no? Marco, si continuerà così? Vuole raccontarci qualcos'altro prima che io la saluti? Altri progetti, altre questioni che, insomma, ritenete importanti in questo momento? Sì, noi seguiamo ovviamente con attenzione tutti questi aspetti e diamo particolare importanza anche a tutto il tema dello sviluppo della giusta cultura assicurativa. Il tema della prevenzione è un tema sempre particolarmente delicato e non particolarmente presente nella mentalità, diciamo, assicurativa del cittadino medio. Quindi per noi cercare di stimolare in questo senso, anche attraverso la presenza sul territorio dei nostri agenti, che fungono un po' anche da testimonial e in qualche modo ricoprono un ruolo sociale importante, che è quello proprio di trasmettere il tema della prevenzione e della cultura appunto alla difesa del rischio, è fondamentale proprio per avvicinare più persone possibili ed estendergli i concetti tipici appunto della giusta prevenzione e della cura del proprio, certo, patrimonio attraverso appunto le giuste coperture assicurative. Certo, assolutamente. Cultura in generale, ovviamente ci riferiamo all'ambito assicurativo, quindi prodotto assicurativo dell'anno mobilità alternativa, ne abbiamo parlato con Marco Bracchini, direttore marketing, brand and customer relationship di Sara Assicurazione, a cui va questo riconoscimento. A questo punto, nel salutarla, Marco, voi sarete continuamente monitorati dalla nostra giuria delle Fonti Awards in quanto eccellenza del nostro territorio, sarete ancora dei nostri l'anno prossimo se veniste riselezionati per parlare di nuove sfide che ci proietteranno ancora di più nel futuro? Senz'altro, le sfide ci piacciono, quindi saremo sicuramente presenti. Ottimo, va bene, questa è la sfida che lanciamo noi sempre. Grazie e complimenti ancora a Sara Assicurazione, a presto. Grazie a voi.